Ma noi chiediamo potenziamento di uomini e mezzi per le forze dell'ordine. I criminali, compresi quelli che fanno i furti, a prescindere se lo fanno per sopravvivere o meno, e qui ci sarebbe da disquisire, non possiamo fare le croci rossine con chi commette reati, vanno presi dalle forze dell'ordine. Se le forze dell'ordine, oltre all'ordinario, debbono fare cose straordinarie in una provincia di frontiera, in una terra di mafia, con livelli di inquinamento sempre più elevati e sofisticati, con un fenomeno devastante, qual è quello dell'immigrazione, che oltre a dare una mano di speranza a tanti poveri migranti che cercano libertà, ci può essere anche qualche soggetto pericoloso, non riescono più a fare fino in fondo il proprio dovere, vuol dire che c'è una carenza di uomini e mezzi. Dunque il governo nazionale deve decidere da che parte sta. Sblocchi i patti di stabilità dei comuni. I comuni sono nelle condizioni di investire risorse in questa direzione, cioè dei soldi per poterlo fare, per potenziare anche il comando della polizia municipale, oppure potenzi il numero delle forze dell'ordine. Lui deve girarci attorno, si può potenziare il servizio di sicurezza cittadina portando la protezione civile ad Erice, cioè facendo venire volontari ad Erice. Io colgo l'aspetto positivo che sottintende questa petizione, che quello è una richiesta di aiuto, è un appello a non essere lasciati soli, nessuno vuole lasciare soli la propria comunità, però bisogna avere, come dire, la serenità e la determinazione di individuare i problemi. I ladri vanno presi e battuti in galera, noi ci giriamo attorno, non risolviamo il problema sicuramente con un ausiliario della protezione civile o qualcuno che faccia, come dire, attività diplomatiche, magari con la divisa dei vigili urbani in giro per le strade, non ci pigliamo in giro.